No, piano, non piano, ci hanno portato piano, caffè, piano. Non ci hanno portato spumante, non ci hanno portato cose. Vabbè, comunque questo non è argomento adesso qui che interessa il nostro avvocato, che invece entra a gamba tesa nel nostro argomento, che è quello della cannabis uso terapeutico, che può essere prescritta dal medico di base ma anche dal veterinario, e quindi naturalmente in questo caso forse anche i nostri piccoli pelosetti potrebbero averne bisogno, dai medici ospedalieri dei reparti di anestesia, nei centri di terapia del dolore, e i medici diciamo che si occupano in maniera particolare di tutte quante quelle malattie, per esempio reumatiche o neuropatie, quindi sono diciamo così delle malattie specifiche. In questo caso c'è appunto la cannabis terapeutica nel nostro paese. Poi naturalmente ci sono paesi di là dal mare, come per esempio Malta, che ha la facoltà di avere la cannabis invece a scopo ludico ricreativo. Sì, benissimo, benissimo. Quindi loro si divertono allora, di più? No, beh no, lo faranno così. Allora, per ciò che riguarda la cannabis, il tema è complesso, sapete benissimo che c'è una cannabis terapeutica, quindi se vogliamo con finalità medica, che può essere utilizzata e prescritta. C'è sicuramente la cannabis tessile, che quindi anche quella assolutamente legale, utilizzabile. Il discorso del consumo della cannabis però rimane ad oggi tendenzialmente un discorso di illegalità. Poi ci sono, c'è tutta una tendenza ad andare verso l'accettazione sociale della cannabis, e in questo il parlare appunto di cannabis terapeutica, cannabis per tessile eccetera, contribuisce ad aumentarne l'accettazione sociale. Il consumo è estremamente diffuso tra i giovani, si sta cominciando a ragionare di cannabis legale. In questo senso l'accettazione sociale è anche il referendum, no? Per cui sono state raggiunte le firme per il quale voteremo nella primavera prossima, che riguarda invece la coltivazione domestica della cannabis. Sì. A Malta sta accadendo questo, stanno ragionando di una legge, che è una certezza, che prevede appunto il consumo della cannabis entro determinate quantità, entro dei circoli ricreativi, una sorta di casa del fumo, un po' quello che ne so, è stato fatto a Barcellona a dispetto però della legislazione statale, tant'è che ci sono pronunce repressive. Quindi si sta aprendo un discorso, secondo me, che è un business legato al consumo legale della cannabis cosiddetta light. Sì. Da noi però è un illecito amministrativo a tutti gli effetti, cioè vuol dire che sì, puoi fare uso personale, non va incontro a sanzioni penali, ma rischi la sospensione tipicamente della patente, piuttosto che del porto d'armi, del passaporto, eccetera. Certo, senti, è un po' come se si fosse aperta in questo caso una finestra di Overton per quello che riguarda la cannabis, cioè laddove una cosa che diciamo viene moralmente o legalmente considerata assolutamente improponibile, poi via via, no, anche socialmente sentendone parlare, come dicevi tu, diventa invece una cosa che con l'andare del tempo è legale e legittima. Sì, è proprio il tema che dicevo, cioè è uno di quei casi in cui, no, il parlarne, il praticare, i tempi incitano e spostano praticamente la barra, soltanto che la confusione, il rischio qual è? È che l'accettazione sociale può portare a sottostimare il pericolo. Sì. E giustificare determinate scelte solo perché socialmente diffuse in nome di questo o quello. Faccio un esempio: quando ad esempio si parla di legalizzazione della cannabis, sentirai spesso due teorie, no? La prima che dice: ma così abbattiamo la criminalità, sì, il mercato nero, eccetera, eccetera. A mio avviso è una grandissima balla, perché un'organizzazione criminale non è che vede soltanto la cannabis light, anzi è già creato da tempo il mercato della cannabis potenziata, no? Con un THC, un principio psicoattivo maggiore, sì, che comunque sposteranno le organizzazioni criminali su che ne so, un abbassamento dei prezzi della cocaina per stimolarne la diffusione. Oppure potremmo ragionare: più cannabis legale, più sballo, vuol dire anche più microcriminalità, cioè i reati conseguenti allo sballo, la perdita del controllo. Quindi dire che se legalizzo la cannabis riduco la criminalità mi fa un po' sorridere. Semmai, certo, potremmo dire che libereremo parte della magistratura e della polizia giudiziaria da tanto lavoro.
reso difficile proprio da questo ibrido, no? Che non sappiamo come gestirla la questione. Certo, certo. Ti faccio un esempio: vieni trovata con della cannabis, che ne so, la marijuana. Vabbè, te c'è spesso poi tra l'altro. È onere dell'accusa provare che tu ne voglia fare con suo spaccio. Sì. E quindi che ci sia reato, non sei tu a dover giustificare l'uso personale che ne fai, e questo per le forze d'ordine e per la procura è difficile, perché devi inventarti dei criteri, che ne so, quanta cannabis hai, quanto è il principio attivo, hai dei soldi, hai delle dosi incellofanate, hai dei misurini, insomma, capite che di lavoro c'è tanto, ecco. Beatrice, anche la bilancina, non so se il bilancino, no, la bilancina come segno zodiacale, cos'è? No, quello è Scorpione, perciò bilancina no, però insomma. Ma invece, no, hai ragione tu, insomma, adesso diciamo così, le forze dell'ordine che naturalmente non si occuperanno più di questo tipo di reati avranno il tempo di andare a controllare i Green Pass. Beh, certo, quindi lo fanno apposta, no? Tolgono questi reati qua che chi se ne frega, e andiamo invece a controllare i Green Pass di quelli che entrano nei ristoranti. Vabbè, grazie comunque, avvocato, per essere stato con noi. Adesso non so se la prossima settimana tu ci sarai, visto che insomma è un venerdì importante. Ma potremmo fare, no? Uno speciale un avvocato sotto l'albero. Esatto. 24 dicembre. Esatto. L'avvocato di Natale. L'avvocato di Natale. Quindi l'avvocato di Natale, se vorrà, insomma, sarà con noi anche la prossima settimana. Ma dai, ma come no? Ci sentiamo, ecco. E ci facciamo gli auguri. Dai. Buona giornata. E così ci facciamo gli auguri. Ciao, grazie a Andrea Agostini. Esatto.